elettrico, si ricorda Silvia Rutolo, parole anche legate all'impegno, come diceva anche Don Ciotti, spesso c'è troppo silenzio, troppa connivenza, anche le istituzioni devono fare la loro parte. Beh, tutti devono fare la loro parte quando si parla di legalità, di mafie, di corruzione, di sicurezza. Nessuno escluso. Si vince se si cominciano soprattutto a pulire le istituzioni da incrostazioni di ogni tipo, mi riferisco in particolare alla penetrazione delle mafie, della corruzione. Se le istituzioni non sono credibili diventa tutto più complicato. In questa città devo dire che anche il fatto che la figlia di Silvia Rutolo sia da anni impegnata per il riscatto della città insieme a tanti, per trasformare la rabbia e l'indignazione in partecipazione e in impegno istituzionale, è qualcosa di rivoluzionario. Questa è la città in cui si è rotto sempre di più negli ultimi anni il rapporto tra criminalità organizzata e politica, tema di cui si parla molto poco. Questa è la città che è amministrata da persone che usano parole nette e chiare nei confronti della corruzione, e quindi mi ritrovo pienamente nelle parole di Don Luigi Ciotti. L'illegalità, la violenza, la barbaria, le barbarie delle mafie, le corruttele si alimentano perché c'è troppa gente che è silente, troppa gente che è indifferente, troppa gente che non ha coraggio, che è vile. Io credo che invece in questa città, tra mille problemi, si stia dando anche da questo punto di vista un esempio. Credo che uno dei temi principali per misurare la cifra di una persona che lavora e lotta all'interno delle istituzioni è la questione morale. Credo che quello sia l'elemento fondante. Poi sul resto, insomma, si può essere d'accordo su tante cose, si può fare bene o male, ma già quando si incide sui rapporti tra crimine e istituzioni e tra crimine e politica, credo che diventi una persona e un'istituzione coerente e credibile, che non è poco di questi tempi. Lei quando parla di questione morale intende anche il silenzio, nel senso che insomma la mancata partecipazione a una svolta della città in qualche modo poi è anche forse una colpa. Ma non è solo la città, faccio una ragione di carattere generale. Io ho sempre pensato che le persone che stanno zitte, gli indifferenti, quelli che non si schierano, stanno molto dalla parte del male, perché portano poi di fatto anche a un isolamento a quelli che si schierano per il bene. Questo è un tema e molti non lo capiscono, le mafie l'hanno capito prima di ogni altro ed è per questo che hanno anche smesso di usare il tritolo, perché il tritolo scuote di più le coscienze e sono passate al tritolo istituzionale. Quindi sono penetrate sempre di più dentro lo Stato, dentro la politica, dentro le istituzioni, dentro gli organi di controllo, corruzione dilagante, e quindi questo, come dire, si rafforza ancora di più con un numero crescente di indifferenti, perché le persone poi quando, come dire, vedono che corruttele e mafie si vestono di legalità formale, è più complicata la rivoluzione culturale, è più complicato anche dire alle persone di denunciare. Dopo lo schifo che si sta vedendo nuovamente in questi giorni sulla vicenda CSM, ANM e dintorni, vai a raccontare poi alle persone, vai a denunciare. Noi glielo raccontiamo perché nelle istituzioni sono anche gli anticorpi e le persone credibili, però insomma io non so se siamo a un punto in cui ci si può riformare con chi è causa della malattia. Questo è come se vogliono dare lo sciroppo a chi tiene la broncopolmonite. Non è così che si fa con la rivoluzione culturale, ed è per questo che io non sono uscito fuori dalle istituzioni anche dopo le schifezze che ho visto, perché sono loro che se non devono andare fuori dalle istituzioni, non le persone per bene. Questa è la grande sfida che si vince con una rivoluzione culturale, a cominciare dai giovani, ed è per questo che io amo stare più nelle strade, nei vicoli che nei salotti.